Siamo noi i responsabili se fanno le delinquenti. Gli insegniamo noi a essere sfrenate. Andiamo in giro per le botteghe dicendo: Orafo, la collana che ha riparato ieri sera, beh, mentre mia moglie saltava gli è uscito lo spunzone dal buco. Io devo partire per Salamina, ma tu se hai tempo, vedi di sistemarglielo, lo spunzone. E un'altra il calzolaio, giovane, ma un affare così, eh? Calzolaio, a mia moglie, la fibbia li stringe il mignoletto. Io devo partire, verso mezzogiorno, vado ad allentargliela, magari si sentisse più larga. Vedete? Queste sono le conseguenze. Per questo chiedo di parlare con la rappresentante delle donne, Lisistrata. Prima di tutto, perché avete bloccato la fortezza? È nostra. Per mettere al sicuro i vostri soldi. Non dovete farci la guerra. Noi fare la guerra con i soldi? Sì. E tutti gli altri pasticci? Pisando per riuscire a rubare. E quello che il governo hanno sempre combinato pasticci. Facciano pure come vogliono. I soldi sono qua, non li toccano più. Cosa vorresti fare allora? Le domande li amministriamo noi. Voi amministrare i nostri soldi? Sì, noi. Sì, noi no. Ti pare impossibile? I conti a casa vostra li amministriamo sempre noi. Ma è diverso, forza! Perché è diverso? Noi, con questi soldi, dobbiamo farci la guerra. Ah, guerra! Primo, niente guerra. Siamo... Salviamo noi. Voi? Noi. Stiamo freschi allora. Ti pare grossa, ma lo dobbiamo fare. Cose da pazzi. Ti salveremo, vuoi o non vuoi. Eccolo! Per Dio, è illegale. Dobbiamo salvarti, amico. Anche se non lo chiediamo? Ancora di più, anzi. Una domanda resista fra voi. Cosa vi impicciate di guerra e pace? Ve lo spieghiamo. Noi, i primi tempi della guerra, abbiamo sopportato con la solita calma tutto quello che combinavate. Del resto vi ci lasciava fiatare. Non che ci piacevate, ma noi vi capivamo bene. Spesso anche noi sedenti riuscivamo a sapere quando stavate combinando un grosso guaio. Allora, nascondendo la pena, vi chiedevamo sorridendo: che avete deciso all'assemblea di oggi? Che dice il bollettino sulla pace? Che te ne importa? Diceva lui che è il marito. Pensa a star zitta. E io tacevo. Io non avrei taciuto però. E non potete stare zitta! Proprio così. E stavo zitta. Venimmo a sapere di un guaio ancora più grosso? Allora chiedevo. Marito mio, la state facendo grossa, perché? Uno sguardo mi fulminava. Vai a filare attenta la testa agli uomini a occuparsi della guerra. Aveva ragione lui, per Dio! Siete ragione, idioti! Non potervi consigliare nemmeno quando decidete male! Però sentirvi per la strada, chiaro chiaro, non c'è un uomo in tutto il paese? Nessuno, per Dio, risponde un altro. Stando così le cose, ci siamo tutti noi a salvare Bella. Ci siamo riunite e messe d'accordo. Stateci a sentire adesso. Tocca a voi. State zitti come facevamo noi. Sono buoni consigli, ve li metteremo sulla tua strada. Voi a noi? Cose da pazzi, chi lo sopporta? Sta zitto. Io starei zitto con te, maledizione! Tu che porti ancora una faccia nella vita! Meglio morire! Ma se ti dà fastidio, levami pure questa fascia e avvolgitela tu intorno alla vita, perché taci! Forza, Lisistrata! Allora, cosa vuoi fare? Prima di tutto, vi facciamo smettere di andare al mercato con le armi. Siete pazzi! Per Dio! Ma gli eroi vanno in giro in questa maniera! Sembrate con i manti! Girate per il mercato delle pignotte dei cavoli armati fino ai denti! Uno compra il baccalà mentre legge lo sacco del giorgone! Ma voi, capaci di sistemare tutti i guai del nostro paese, eh? Pensate di arrivare alla pace? Una sciocchezza. Allora come? Spiegamelo. Forza, Lisistrata.
Ti spiego. Lana, pensate di sistemare cose tremende, siete pazze! Ad averci un poco di testa invece, proprio con l'esempio della nostra lana dovreste governare. Allora come? Vediamo! Come si fiaccono i fiocchi. Prima un bagno, espurghiamo la città di tutto il suo disciugno. Poi li battiamo sul letto e via tutti i furfanti e delinquenti. Eliminati. Cardiamo tutte le combriccole e gli arraffacariche. La testa li spegniamo. In un cesto poi cardiamo tutta la buona volontà senza distinguere nessuno. I meteci e anche gli stranieri, basta che vi sono amici. Chiunque vi è debitore, ce li mischiamo tutti. E per Dio le altre città, quante ne ha fondate questo paese. Per noi sono, riconoscetelo, come fiocchi di lana, sparpagliati a terra. Li prendiamo tutte, per il loro bandolo e le riuniamo assieme. Ci facciamo un bel gomitolo per tesserci un magnifico mantello. Per il popolo. Queste parlano di cardare e pelare e non sanno nemmeno cos'è la guerra. Come no? Accidenti, messieri! Ma sopportiamo almeno due volte. Prima di tutto, perché partoriamo i figli e li mandiamo a fare i soldati. Zitta, non stare a rinfacciare. Poi, quando dovremo spassarcela e godere la giovinezza, dormiamo sole per via della guerra. Non ti parlo di noi, ma che pena. Quelle povere ragazze chiuse in casa, a invecchiare. Ma perché? Non invecchiano pure gli uomini? Per Dio non è lo stesso. Un uomo quando torna, anche se ha capelli bianchi, la sposa subito una ragazza giovane. Per una donna primavera è corta. Se non la ferra, chi la sposa poi? Passerà la vita a sprologare. Già, sei ancora capace di pensarlo. Ma tu dovresti essere già morto da un pezzo! Posto ce n'è! Comprati una bara! Tieni! In corona, la tutta quella te la preparo io! Tremendo, mi sto passando. Corro difilato dagli altri commissari. Devono vedere come mi hanno conciato.